Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Matteo Mondino, protagonista assoluto nella partita contro la Giovanni di Centarlo per il tuo Fossano. Oggi una vittoria 4-2 molto importante, di fatto avete battuto i primi in classifica. Ti chiedo, l'approccio è stato giusto fin da subito? Come è iniziata Beh, questa diciamo partita? che buongiorno inizialmente. E sì, l'approccio a differenza delle altre partite è stato molto buono oggi. Infatti siamo partiti bene e diciamo che subito inizialmente non abbiamo sfruttato bene le occasioni che abbiamo avuto perché potevamo portarci in vantaggio fin da subito. Poi per fortuna siamo riusciti ad andare in vantaggio e abbiamo chiuso il primo tempo così e negli spogliatoi ci siamo detto che dovevamo continuare così, cercando di fare attenzione perché loro comunque si sarebbero buttati in avanti, cercando di far gol e quindi di portarsi in vantaggio e recuperarla. E successivamente nel secondo tempo abbiamo avuto quei 5 minuti in cui loro sono andati proprio in un blackout e siamo riusciti a essere più cinici e a fare subito quei due gol che ci hanno permesso di arrivare al 3-0. Diciamo che siamo stati un po' discontinui, non costanti nelle ultime partite. Infatti, ad esempio, a Caraglio siamo andati a Caraglio e abbiamo perso, buttato via una partita che era fondamentale per raggiungere il Carrasco e Roretese. E adesso abbiamo ancora queste tre partite in cui dobbiamo cercare di vincerle. Per puntare a questo quinto posto, in cui infatti abbiamo la Roretese la prossima, che è uno scontro proprio diretto e dobbiamo cercare di portarla a casa in tutti i modi. Chiedo ancora questo, come è stato in campo vivere quel momento di breakout della Giovanile Centrale? 2 o 3 minuti avete piazzato due gol. Beh, di sicuro è stato molto bello perché siamo riusciti a trovare la sintonia giusta davanti, ma anche centrocampo e in difesa, ci siamo aiutati tutti e poi esultare insieme a tutti è sempre, sempre molto bello e quindi mi ha fatto davvero tanto piacere. Punti alla scarpa d'oro anche quest'anno. Speriamo, chissà. Grazie. Grazie mille.